Professore Buongiorno. Melchionda, buongiorno, buongiorno professore. Allora, iniziamo questa nostra chiacchierata all'interno di questa rubrica settimanale partendo da ieri. Ieri è stata la festa del lavoro, una festa particolare, è vissuta in maniera un po' straordinaria per certi versi. Ieri, per una serie di motivazioni, ho attraversato la Valle del Noce, professore, e ho visto insomma un territorio senza persone, davvero le strade erano vuote. Le persone erano tutte in casa, quindi davvero un 1° maggio un po' particolare. Ecco, come l'ha vissuto lei, professore? Beh sì, in effetti è questa la sensazione prevalente che tutti quanti abbiamo avuto. Una festa che abbiamo sempre vissuto nelle piazze, anche nel momento in cui da alcuni anni i sindacati hanno organizzato questo concertone, quindi, ma molti di noi lo hanno sempre vissuto nelle piazze. Ed è molto strano averlo vissuto così in casa, chiusi, tra le riflessioni, è vero, ci sono state degli incontri, delle videoconferenze, abbiamo avuto modo di incontrare tante persone attraverso questi strumenti, questi social, però non è la stessa cosa. Sicuramente questo virus ha svelato queste fragilità del nostro paese, anche queste nostre emozioni forti, sicuramente, sì, è vero. Ecco, professore, sulle fragilità noi abbiamo valorizzato, ecco, una presa di posizione, un documento di Libera, dell'AMPI, dell'ARCI, anche di altre associazioni su questo momento molto particolare. Voi lanciate un SOS, un grido d'allarme sulle tematiche sociali, vi spingete anche al diritto allo studio, perché c'è anche questo aspetto molto particolare che rischia di essere, non dico messo in discussione, ma rischia di insomma, avere dei problemi proprio legati a questa fase straordinaria, che noi continuiamo a dire che è straordinaria, però al momento non sappiamo se è Sì. Sì, straordinaria, nel senso che potrebbe continuare ahimè, per molto tempo. è vero. Abbiamo condiviso questa iniziativa a seguito di sempre di un video incontro che qualche giorno fa abbiamo fatto. Diciamo che la paura che il remoto diventi permanente è veramente molto forte e questo remoto svela, come dicevamo prima, queste nostre fragilità del paese. Vi sono settori che sono veramente in ginocchio e vi sono tante soggettività di cui abbiamo bisogno di farci carico. E ripeto, questo appello che stiamo lanciando continuamente, sembra quasi come se ormai fosse stato assunto. Sì, non vi preoccupate, però noi siamo preoccupati perché i dati ci svelano situazioni nuove, cioè un messaggio alle istituzioni affinché diventino presenti nei confronti di queste soggettività. Abbiamo introdotto anche la scuola per evitare proprio quello che dicevo prima, che questo remoto, questo virtuale possa diventare permanente. E io non credo che sia facile poi ritornare a quella che io mi auguro non sia, ecco, quella normalità di una volta, ma ritornare a recuperare i rapporti. Qualcuno potrebbe eventualmente correre il rischio di essersi abituato a questa situazione ed è molto brutto. Guai se dovesse essere la scuola. E questo significa che la scuola deve diventare, ecco, quell'elemento forte di investimento, di pensiero oggi. Un paese deve investire necessariamente in una scuola, in una formazione nuova e soprattutto pubblica. E allora questo messaggio che noi abbiamo voluto dare, che stiamo lanciando, che stiamo rilanciando anche attraverso voi, perché io ringrazio Mario, non finirò mai di ringraziare tutto quello che tu fai, quello che fai col giornale, quello che fai con l'informazione, perché abbiamo bisogno che questi messaggi arrivino dappertutto e arrivino soprattutto in chi poi ha le chiavi per poter aprire determinate porte.
Professore, ritorniamo al 1º maggio, alla festa di ieri. Io sto seguendo in questi giorni, mi sta anche, diciamo, appassionando, incuriosendo anche un po' quello che sta succedendo nel sindacato, perché in effetti adesso, insomma, avremo il suo, diciamo, parere importante, però io ho la sensazione che rischia di essere travolto dagli eventi. Mi spiego. Questo lavoro che si fa a casa, no? Che si dice Certo. si lavora il doppio e non si ha una specifica normativa, quest'idea di fare più turni, l'elemento della sicurezza, ecco. Non c'è il rischio, professore, che il sindacato si trovi davvero, diciamo, a gestire una situazione che non dico che è ingestibile, ma davvero c'è bisogno forse anche di situazioni nuove, insomma, ecco, di approfondimenti nuovi rispetto a 30 giorni fa, perché qui davvero in 40 giorni sta cambiando tutto sotto i nostri occhi. Beh sì, è vero quello che dici. Del resto, proprio in un'intervista di questa mattina, il segretario generale della CGIL, Landini, ecco, parla di questo sindacato che dovrà prendere atto dei cambiamenti. Però non credo che, secondo me, non credo che possa prendere atto solo con questa proposta che Landini fa, che è sicuramente giusta, è quella di contrattualizzare anche il lavoro a casa a distanza. Io credo che il sindacato deve recuperare un rapporto, se vuole, continuare ad essere, diciamo, elemento credibile, ecco, del mondo del lavoro, recuperare un rapporto concreto, serio con il mondo del lavoro. Se mi è permesso, volevo aggiungere una cosa, proprio in merito, mi viene adesso proprio forte in mente perché è una cosa freschissima. Dei lavoratori che mi hanno chiamato nel settore dell'agricoltura, proprio diciamo, avantieri, ecco, quindi è una Sì. cosa fresca, recente, di questi nostri paesi, dico anche il paese di livello, che hanno il reddito di cittadinanza e che sono stati invitati dall'ufficio dell'impiego a fare un colloquio con un'azienda. Un'azienda che commercializza, raccoglie fragole. Bene, da parte vi è stata diciamo, questo colloquio, l'azienda ha detto a questi lavoratori queste parole testuali, io mi sono registrato perché poi chiaramente il sindacato, mi auguro che il sindacato faccia chiarezza, ecco, su queste cose. Ha detto, dice, io vi assumo a 35 euro al giorno, il viaggio è a vostro carico. 8 ore al giorno, sono al di là del tempo che voi impiegate per arrivare qui e per ritornare a casa, quindi diciamo la distanza è di circa 30-35 km nel nostro Lago Negrese. Ebbene, significa tre quarti d'ora, altre 2 ore, diciamo, quindi 8-10 ore per 35 euro al giorno, quando il contratto in vigore prevede paghe diverse, quasi più del doppio circa rispetto a quelle che vengono offerte. Allora, questi lavoratori hanno chiamato questo numero, rivolgendosi a Libera in relazione a questioni di giustizia. È chiaro che è un problema sindacale che deve affrontare il sindacato. Ora, ed è chiaro anche che il lavoratore avrà difficoltà a dare il proprio nome e il proprio cognome per potersi mettere in ballo, per tante ragioni che conosciamo. Non dovrebbe essere così, ma non dovrebbe essere così se ci fosse un'organizzazione capace di tutelare veramente queste persone. Ecco, allora il sindacato deve necessariamente risolvere questo aspetto, questa situazione che è addirittura prevista in tutte le forme, poi qua andiamo nell'ordine del lavoro nero, del lavoro sommerso, di tutte quelle forme di lavoro che sono illecite e illegali. Ma abbiamo bisogno di affrontare questo tema e come risolverlo. Certo che qui si va a recuperare un rapporto con una coscienza, che è quella dell'imprenditore, che è quella del lavoratore, che è quella della paura, sicuramente a poter denunciare le cose, ma abbiamo bisogno di affrontarlo con sistemi nuovi.
e queste cose non possono accadere. Diversamente passa una linea, che è quella che l'arredito di cittadinanza, alcuni operai sono passati poi al lavoro in una forma regolare, invece no, sappiamo che dietro c'è una irregolarità. Ecco, è questo contratto, questa contrattazione irregolare, diciamo, che è sotto banco, che abbiamo bisogno di svelare e di far uscire. E lì il sindacato si deve impegnare. Io ora ho citato una cosa proprio fresca e anche di questo nostro territorio, è recente, ma ne potrei citare mille di situazioni di questo tipo. Professore, abbiamo fatto bene anche a recuperare il passaggio sui migranti, perché rispetto a quel documento che abbiamo evidenziato qualche minuto fa, diciamo, voi vi occupate ed evidenziate anche tutta una serie di criticità legate ai migranti, alle persone, insomma, che sono impegnate in agricoltura. Professore, chiudiamo con un ricordo, perché in momenti come questi alcune personalità, alcuni simboli possono davvero aiutarci e darci coraggio. Proprio in questi giorni vi è stata la ricorrenza, purtroppo, della scomparsa di Pio e la Torre, avvenuta proprio qualche giorno fa. Anche in questo caso un politico, un sindacalista, insomma un personaggio di grande livello. Ecco, lei che segue, insomma, un po' le vicende legate purtroppo alla criminalità, insomma, organizzata. Nel caso di La Torre stiamo parlando di Sicilia, stiamo parlando di mafia. Ecco, un suo ricordo, un suo pensiero su questo personaggio, a cui è legata anche una legge importante dello Stato. Sì. Purtroppo una legge che venne, ahimè, fatta dopo, si applicò. Bene, Pio La Torre è stato un uomo di grande impegno politico e democratico soprattutto, e per questa ragione, quindi si capisce dove la mafia colpisce e quali sono i personaggi che poi creano problemi o danno fastidio alle mafie. Perché Pio La Torre, come tanti altri che sono caduti vittima poi da parte di questa criminalità organizzata, hanno con mano fatto delle cose concretamente. Questa legge a cui si faceva riferimento, ha cercato di dare giustizia, democrazia, di aprire una sponda nuova, ecco, rispetto anche a quello che poteva essere il rapporto con la criminalità. Per quale motivo poi queste situazioni non vengono? Sono tante, insomma, e noi sappiamo, oggi si discute anche di un altro fatto, insomma, la questione del 41 bis e di questo carcere a vita, del carcere duro e della possibilità anche delle scarcerazioni. Sono tante le cose. E qui entrano in ballo e in gioco tanti fattori, che sono i fattori di giustizia, che sono i fattori anche spirituali, che abbiamo bisogno di mettere in campo in queste cose. Sono fattori importanti che ci recuperano che cos'è la vita, alla risposta alla domanda che noi, la domanda che noi dobbiamo farci sempre. Mi è permesso di citare, visto che parliamo di Pio La Torre, quindi di un ricordo di una persona vittima delle mafie, di ricordare proprio oggi, in questa giornata che abbiamo ieri celebrato, del 1 maggio, questa vittima, Pietro Muzzolo, di 38 anni, questo che è morto ad Ariano Irpino per la caduta da un'impalcatura, sicurezza sul lavoro, no? Per dire, certo, quante ancora, nonostante il coronavirus, nonostante le grosse problematiche, noi abbiamo ancora vittime e abbiamo bisogno di ricordarle. E di ricordare come anche Pio La Torre ha dato dei messaggi oltre al suo impegno sulla legge, quindi sulla criminalità vera e propria, ha dato anche dei segnali forti sulla democrazia. Ricordo un bel passaggio che lui fece sull'impegno e sulla corresponsabilità. Con lui a parlare inizialmente di corresponsabilità, di antimafia sociale, di recupero di relazioni tra le persone stanno insieme e questa è vita, diceva, la vita si concretizza attraverso queste relazioni e attraverso le relazioni noi
diventiamo più forti perché sappiamo che c'è vicino a me un altro a cui io posso rivolgermi e io sono lì per l'altro affinché lui possa sapere e capire sempre che io ci sono e ci sarò per sempre. Perfetto. Professore, grazie, grazie davvero per... mi veniva di farle un'altra domanda, ma me la conserverò per la prossima puntata volta. Perché vorrei parlare di Gratteri, perché vorrei il suo parere, nel senso che, voglio dire, mi sembra, insomma, un magistrato in prima... mi sembra, è così, assolutamente, cioè, sì, un magistrato in prima linea, tutto qua. Però alcune sue dichiarazioni mi freddano un po', diciamo. Sì, è bene, parliamone Mario, è bello. Esatto. Anche perché capiamo anche, secondo me, è importante capire che cosa significa poi o come si può attivare la lotta antimafia. E attraverso Gratteri, attraverso le associazioni. Io credo che quando poi si è da soli a lottare, si è più deboli. Ecco, però ne parliamo la prossima volta. Ne parliamo sicuramente la prossima volta. Professore, grazie e buon weekend generale del primo maggio e alla prossima settimana. Grazie ancora. Grazie, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Auguri grazie. A tutti.